Nell'aprile del 2009 gli ortolani vengono malamente sfrattati dal piano superiore dell'edificio del Mengoni per essere imprigionati nel tendone montato in piazza del mercato centrale. A distanza di 3 anni l'incubo è finito con la sistemazione degli stessi a piano terra dell'edificio e con lo smontaggio di quel capannone all'ombra del quale sono avvenuti episodi più o meno violenti, alcuni dei quali ci sentiamo il dovere di riproporvi. In contemporanea dal Comune di Firenze è giunta notizia del restyling di Piazza San Lorenzo che prevede lo spostamento dei banchi. Da ciò ne è derivata una diatriba che vede da un lato il sindaco Renzi e il suo vicino Abdella e dall'altro gli ambulanti che nel frattempo sono scesi in agitazione. Sulla Nazione del 4 febbraio è apparso il progetto del Comune. Le novità per Piazza del Mercato consistono nella collocazione di 45 banchi sugli 83 sfrattati, nell'interramento dei cassonetti, nella nuova viabilità del traffico leggero e pesante e in un settore parcheggio. Questo progetto viene confermato dallo stesso Nardella in questa intervista del 28 febbraio. Finalmente siamo riusciti a levarlo, è il primo passo della riqualificazione di questa piazza del mercato, una piazza storica dove presto verranno anche i banchi del mercato dalla piazza di San Lorenzo. Prima però faremo tutti i lavori necessari per renderla più funzionale, anche più bella e ovviamente più accogliente, non solo per i visitatori ma soprattutto per i residenti e i cittadini. Tutto il compattatore utilizzato dagli operatori del mercato centrale sarà interrato e i cassonetti di rifiuto di servizio ai cittadini saranno invece interrati sul lato nord della piazza, lungo il marciapiede. Senza nulla togliere al progetto presentato dal Comune, vogliamo proporvi alcune idee elaborate dal nostro amico nel 2007 sulla base di antiche foto e di una sua ipotesi per liberare da banchi la zona circostante. Siamo andati a trovarlo per farci illustrare queste sue idee, che a nostro avviso potrebbero risultare interessanti. Le idee che elaborai nel 2007 nei bozzetti che sto per presentarvi sono frutto della consapevolezza dell'importanza di salvaguardare e valorizzare l'identità storico-culturale e ambientale dei luoghi. Per quanto concerne Piazza del Mercato Centrale, mi sono ottenuto ad alcune foto più o meno contemporanee alla costruzione dell'edificio del Mengoni e all'assetto dello spazio antistante. Mentre l'idea di restituire ai cittadini la possibilità di godere delle bellezze, delle architetture, dei monumenti presenti nelle vie circostanti mi è venuta in quel lontano lunedì del 2007 quando, se non ricordo male, gli ambulanti osservavano un turno di riposo settimanale. Questa è la foto più antica che ho trovato e ci mostra la piazza con il suo giardino appena piantumato e la fontana e i suoi due gazebo. La seconda immagine ci mostra la fontana costruita assemblando materiale roccioso di diverse dimensioni. E nell'ultima foto vediamo l'aspetto finale del giardino di cui prova ad azzardare la paternità riferendolo al Poggi. La prima ipotesi prevede una rielaborazione del giardino con i due gazebo e la fontana, gli spazi esterni già esistenti per le attività commerciali, la quadrupla fila dei cassonetti interrati, il riutilizzo dei due ponti laterali per il trasporto delle derrate alimentari. Ed ecco come potrebbe apparire la piazza. Questa foto invece è del 1904. La costante richiesta da parte dei commercianti di ulteriori spazi costringe il comune alla distruzione dello splendido giardino e alla collocazione di una pensilina in stile Liberty. La seconda ipotesi prevede la variante della pensilina al posto del giardino centrale dei due gazebo. Ed eccone il risultato. In merito a questa soluzione è d'obbligo da parte mia mostrarvi questa clip estratta da un filmato del gennaio 2010.
L'idea nasce dall'opportunità di poter ricreare le vicende storiche della piazza attraverso il connubio tra il contemporaneo giardino con fontana e gazebo e la novecentesca pensilina della quale è possibile recuperare le capriate e le colonne che si sono salvate dal barbaro massacro. Questo è il progetto originale del piano interrato dell'edificio del Mengoni. Ben 5.000 metri quadri di superficie attualmente utilizzati per un garage che per la quasi totalità dell'anno resta praticamente vuoto e in considerazione della presenza di tantissimi garage disseminati nella zona con i quali si potrebbero stipulare delle convenzioni, mi sono chiesto se l'idea di trasformare in una città mercato dove sistemare i banchi degli ambulanti potesse risultare interessante. Se ciò fosse più remunerativo per le casse del comune e nel contempo se questa fosse la soluzione migliore per dare respiro e restituire dignità ai monumenti e alle bellezze architettoniche del quartiere più importante di Firenze. Quindi, attenendomi al progetto originale, ho immaginato degli ingressi a scale su di una piazza lastricata in pietra con il suo giardino con fontana al centro, i banchi separati da strade, i suoi servizi igienici e il pristino delle vie di accesso al piano superiore. Appare ovvio che l'enorme spazio a disposizione non limita di certo la possibilità di includere ulteriori servizi utili. Nella clip che segue vediamo mostrata la notevole differenza tra la situazione attuale gestita dai privati e quella che vede i cittadini riappropriarsi di questi splendidi luoghi. Toughest among us.